cosa devo dire? Questa è la seconda escursione della giornata, la prima la vedete fra poco. Chi mi sta registrando è mio figlio, l'editor. Ciao! Continuateci a seguire. Sì, ma dove andiamo oggi? Oggi si va, oggi pomeriggio, perché stamattina ho fatto un'altra, si va là sopra, Monte Scorluzzo. Sono solo, cos'è, 300-400 metri di livello più o meno. Sì, si va tranquilli oggi. Oggi pomeriggio sono solo 300 metri di livello, ma sono 300 metri di livello. Lui pensa ad andare tranquillo, mio figlio, perché non si aspetta che cosa c'è. E naturalmente partiamo dal passo dello Stelvio. Visto? La prima guerra mondiale, di qua sparavano, quindi noi italiani eravamo messi dalla quarta cantoniera a partire dal nostro fronte. Allora, quindi siamo arrivati al passo, che non mi ricordo il nome, Battigliole. Bellissimo, ti ricordi il nome, il passo? No, infatti sei tu lo youtuber, dovresti saperlo tu. Quindi mo? Arriviamo là, 200 metri. Su questa stradina? Sì, quasi 200, poco meno 200 metri su questa stradina. La metti di volta e la scorruzzo, la sopra. Intanto quello lì dovrebbe essere il Gran Zebrù. Vabbè. Allora è l'Ordless. Quello dietro. Quello dietro c'è il Celedale. E quelli? E quelli? Sono da quelle montagne, non lo so. Allora, c'è uno stambecco dritto di fronte a noi che ci sta guardando e abbiamo iniziato la salita verso chissà dove, perché c'è una croce lassù, è una croce lassù, quindi... quello là è... aspetta, guardo subito. Da nessun nome, con la croce là, con la vetta là. Bene, se andiamo a vedere dopo. Andiamo a vedere dopo, sì. Magari in cima c'è. Allora, si è scatenato il vento. Uno per sempre scappa. Però intanto, stavo per dire io, questa è una trincea austriaca, perché il fronte italiano era sempre dietro quel monte e là c'è sempre lo stambecco che ci guarda.
Quello lì dietro non sappiamo chi sia. Vale. Quello lì dietro. La crocetta. No, non c'è scritto niente sulla piattina. Bene. Poi abbiamo lassù. Vabbè. Quella montagna lì, l'Hortless. Hortless. Punta degli spiriti, l'ho tentato stamattina. Nello scorso video di settimana scorsa lo trovate qua in alto da qualche parte. Quello lì è il cristallo. Quello davanti o quello dietro? Quello davanti, quello di dietro, il cristallo. Quello, quindi quello lì. E laggiù in fondo c'è il disgrazia. Prima c'è il disgrazia, c'è il passo. Pensavo che quello là sia il disgrazia. Da questo lato invece si vede lo Stelvio, il passo dello Stelvio, il Monte Garibaldi. Monte Garibaldi. E qua è... Rifugio Garibaldi. No, ma c'è scritto anche che è un monte. Ah sì. Classificato come monte. Laggiù c'è la Svizzera. Sì. Quella è tutta la vallata svizzera con nomi tedeschi. Tedeschi, ja. Ja. Sì, ma anche lì, dopo il Garibaldi, sei in Svizzera. Sì. E lì sopra è lo Scorluzzo. Sì, ma toccami la, beh, la croce, oh. Grazie. Prego. Invece di qua abbiamo l'Hortless e deve essere il Zeebrugge, il Gran Zeebrugge deve essere dietro, credo. Punta per questo video, stamattina senza successo. In questo momento siamo scesi dallo Scorluzzo, lì potete vedere il vostro eroe Bruno per sempre che sta scendendo. E adesso ci accingiamo a fare questa crestina qua per salire sul monte lì che nessuno sa come si chiami, com'è fatto, che altezza ha. Adesso lo scopriremo noi. Prosegue la camminata sulla cresta. Con Bruno per sempre lì che... Che stai a di tu?
Adesso è finito a prendermi in giro. Ma in realtà ho detto che stiamo continuando sulla cresta, quindi. E che c'era Bruno per sempre che stava arrivando, poi. Se è questo a prenderti per il culo. C'è un modo più facile? No. E anche qua siamo saliti, non si sa ancora nulla di come si chiama sto posto. Allora, tramite vie traverse, Geocache, abbiamo scoperto che questo è lo scorluzzino e quello è lo scorluzzo. Peccato che lo scorluzzino non c'è scritto da nessuna cartina nessuna cartina topografica c'è scritto. Comunque è lo scorluzzino, siamo sullo scorluzzino. Ora scendiamo, lì ci sono un altro po' di trincee. E poi scendiamo. E poi scendiamo al passo, che magari scopriamo che si chiama in un altro modo. Questo no? No, quello. No, quello è lo stè. Quello è il passo dello Stelvio e si chiama così. Quell'altro magari hanno sbagliato a scriverlo, visto che qua si chiama scorluzzino. Lo sapevamo che era sullo scorluzzino. Eh no. Yeah. E mo scendiamo. Allora, mi faccia questo outro. Cosa devo fare? Il recap di quello che hai fatto oggi pomeriggio. Pomeriggio sono andato siamo andati sullo scorruzzo e sullo scorruzzino. Escursione abbastanza semplice, nulla di faticoso. La salita è un po' impegnativa, ma è corta, sono solo 300 metri di livello, nulla di che. Ed è stata una bella esperienza. Grazie di starmi infilzando con le racchette. Oltretutto sei tutto controsole. Sì, c'è una macchina che mi sta per stirare, lo so. E ricordatevi di iscrivervi. Ricordatevi di iscrivervi. Se vi è piaciuto il video, mettete un pollicione in su. In su. Iscrivetevi perché l'80-90% di quelli che guardano i video, papà, non è iscritto. È vero. Ed è gravissima come cosa. È molto grave. Quindi a voi non costa. A voi non costa niente, ma a me cambia la vita. Esatto. Ormai sono youtuber o professionista. Iscrivetevi e alla prossima, direi. Alla prossima.